Ben ritrovati a 7 sera, continuiamo a parlare di salute. Allora, adesso con l'arrivo della bella stagione è un must mettersi in forma. Allora diventiamo un po' tutti sportivi. Lo sport si sa fa veramente bene, ma bisogna assolutamente dire che se non è fatto con la testa, se non è fatto coscienziosamente, può portare dei danni. Allora, questa sera scopriremo quali sono questi danni, come si riparano, come si curano, ma soprattutto come si prevengono, insieme al professor Giampiero Campanelli, chirurgo e segretario della European Hernia Society. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E allora, è vero quello che ho detto, lo sport va fatto però con un pochino di testa, perché se no ci si può far male. Allora, una delle patologie più frequenti che si possono riscontrare è proprio l'ernia, ma c'è un'ernia molto particolare. Sì, in effetti si parla molto spesso di questa ernia allo sportivo con dei termini analoghi che sono la pubalgia oppure il dolore cronico inguinale. In realtà viene chiamata ernia allo sportivo, ma non è sempre e solamente allo sportivo e non è espressamente un'ernia. In realtà si tratta di una situazione dolorosa pubica inguinale che avviene nei soggetti di un'età compresa fra i 14 e i 70 anni che sono attivi nella vita di tutti i giorni, in particolare negli sportivi di professione come i calciatori, i mezzofondisti, i maratoneti o i giocatori di hockey, cioè tutti quegli sportivi che mettono molto in funzione gli arti inferiori con la loro flessione sul busto. Ecco, come si presenta? Che cosa si vede? Perché l'ernia che siamo abituati a vedere noi si manifesta veramente evidentemente. L'ernia normalmente si manifesta con una tumefazione verso l'esterno, quindi si vede, e il paziente in linea di massima la sente anche. Per esempio abbiamo delle immagini comuni di ernie. Esatto, queste sono immagini comuni di ernie. In realtà nella cosiddetta ernia allo sportivo, la sportsman ernia, il sintomo principale è il dolore. Il dolore che si localizza soprattutto all'altezza del pube, dal lato, e questo è molto particolare, dal lato dove si sente dolore, non è al centro, quindi o a destra o a sinistra, e nella piega inguinale. È molto frequente soprattutto nelle persone che, ripeto, fanno un'attività sportiva professionale, ma in realtà è molto comune anche in quelli che hanno un'attività amatoriale o semplicemente una vita attiva. È di qualche mese fa un articolo sul Times in cui si parlava dell'incubo di alcune donne afflitte dal dolore cronico inguinale di natura da determinare. Molto spesso questo dolore non è facile da interpretare e quindi è necessario inquadrare la persona, il paziente, con una determinata serie di esami. Certo. Ecco, per fare una distinzione tra il dolore, che è quasi normale quando si fa molto sport, si sentono i muscoli tirare, e un dolore del tipo dato da ernia da sport, ecco, quali sono le differenze? Per esempio, un dolore normale di un muscolo un po' affaticato, dopo quanto dovrebbe rientrare? Ma il dolore del muscolo affaticato è un bel dolore. Quando si va in palestra, dopo in realtà si sente quella stanchezza positiva del muscolo oppure quel crampo muscolare che colpisce esattamente il muscolo, il gruppo di muscoli che sono stati messi in funzione. La sportsman ernia, il dolore inguinale, in realtà invece è un dolore che si avverte durante l'esercizio fisico ed è localizzato sul pube, sull'osso pubico, quindi non è un dolore muscolare, è un dolore pungente ed è un dolore che a volte avviene dopo 3 o 4 ore dall'esercizio fisico e che impedisce proprio il movimento. Quindi non è quel dolore di stanchezza o di contrazione del muscolo usato durante l'esercizio fisico, ma è proprio un dolore reale che avviene dopo l'esercizio fisico, dopo qualche ora o durante l'esercizio fisico. Ecco, questo è un qualcosa di molto diffuso. Per esempio, quanti italiani colpisce? Siamo tanti a soffrire di questa... È una cosa strana, perché la sportsman ernia in sé, poi diremo perché si chiama anche ernia, è una patologia che non viene operata tanto, perché si arriva tardi alla diagnosi, qualche volta non è, viene interpretata come una vera ernia, è operata come una vera ernia e non è corretto, perché in realtà deve essere operata tenendo presente di quali sono i fattori eziopatogenetici, cioè di quali sono le cause. Ed è molto semplice il comprendere come mai non vi è la percezione della reale incidenza, perché il più delle volte viene sottovalutata dal paziente. Il paziente sente un dolore, è un dolore che in linea di massima, se ci si mette a riposo, scompare, per cui l'incidenza reale non è molto chiara, ma è molto frequente, come diceva giustamente lei, molto frequente. Ma allora me l'ha proprio portata questa domanda, ma perché la definiamo ernia?
Esatto, allora viene definita ernia perché si localizza nell'inguine in linea di Per massima, questo. quindi quello che viene localizzato nell'inguine generalmente viene chiamato ernia. In realtà poi dal punto di vista anatomico e chirurgico esiste una leggera tumefazione erniaria che non è altro che una debolezza della parete posteriore dell'inguine, ma non è solo quella la causa del dolore. La causa del dolore, perlomeno secondo gli studi condotti da noi, è uno sbilanciamento delle forze muscolari fra i muscoli antagonisti flessori. Che Sì. cosa significa? Quando si cammina, quando si fa tira un calcio al pallone, quando si sale un gradino, contemporaneamente si mettono in contrazione i muscoli adduttori della gamba, cioè quelli che portano la gamba e la coscia all'interno, e il muscolo retto dell'addome, cioè quello che si piega sul bacino. Contemporaneamente, la trazione di questi due muscoli attraverso i loro tendini inseriti sull'osso pubico determina il dolore nel pube. E questo è uno dei motivi. E l'altro è che in questa tipologia di pazienti i muscoli di questa regione hanno una conformazione tale per cui i nervi, ne sono tre in questa regione, vengono a essere compressi dalla posizione particolare di questi muscoli. Ecco quindi che l'intervento chirurgico non è una semplice ernia, ma è la correzione della parete posteriore, quindi molte volte si utilizza una protesi, adesso non so se si vedrà in un filmato. Ma soprattutto il rilascio dei nervi della regione, quello che viene chiamato il release dei nervi della regione, e la sezione dei tendini parziale dei muscoli antagonisti, in maniera tale da allungarli, insomma, uno stretching Benissimo, un chirurgico. stretching chirurgico. E quanto ci vuole per una ripresa dopo l'operazione? Gli sportivi di professione ai quali io ho fatto questo tipo di trattamento, in una settimana sono in allenamento, in 15 giorni sono in gara. La popolazione generale che non ha queste esigenze, ma non ha neanche però i muscoli di uno sportivo di professione, in linea di massima a giocare a tennis, riprende dopo 15 giorni e alle attività normali quotidiane il giorno dopo. Ah, per cui veramente rapida come ripresa, ma Certo. si può parlare, perché è veramente importante, si può parlare di prevenzione, come si deve fare per non Sì, si può incorrere in parlare di questo? prevenzione. Questo è un discorso un po' più a largo raggio, perché in realtà è la prevenzione che tutti noi dovremmo fare quando facciamo un'attività sportiva. Lo stretching pre-sportivo, quindi l'allungamento dei muscoli e quindi la detensione dei Sì. muscoli prima dell'esercizio sportivo e dopo l'esercizio sportivo, riveste un carattere estremamente importante. Troppo Questa è la spesso ce lo prevenzione e molto dimentichiamo. spesso ce lo dimentichiamo. Quindi la prevenzione di questo è proprio esattamente lo stretching. Poi, quando si comincia con la bella stagione a fare per esempio il footing per strada, è molto importante ricordare che non si è allenati. Quindi non soltanto lo stretching, ma la progressione graduale dell'esercizio fisico e il non voler pretendere dalle proprie fasce muscolari, dal proprio corpo, qualcosa alle quali non si è Certo, il abituati. massimo subito Certamente, categoricamente certamente. no, per cui ci vuole un percorso step by step per Esatto, raggiungere esattamente. grandi risultati che poi restino, soprattutto per non poi incorrere nell'ernia sportiva che veramente potrebbe portarci a Certo, un'operazione perché senza rovinarci motivo. nel tentativo di stare meglio. E allora io la ringrazio, professor Campanelli. Grazie Lei a lei. resti qui con noi perché adesso c'è un pochino di pubblicità, però poi con lei io vorrei parlare di tutte le innovazioni riguardo alla chirurgia, va bene? Perfetto, Va la ringrazio. benissimo, a tra poco.